Benvenuti e benvenute al Teatro Fontana. Lo spettacolo sta per cominciare. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Reading 900 di e con Ciro Masella dal 27 al 30 giugno nei chiostri del Teatro Fontana. Grazie e buona visione. Pedro Domecq Italia presenta I Grandi di Spagna. Don Chisciotte e Sancho Pancia fanno il giro per il mondo, pure lungo, lungo, lungo l'Afre, tondo, tondo, tondo. Spavento. E mi sembra un gran gigante, mamma mia, che spavento. Giorno di gloria è questo. Vedi cosa c'è davanti a noi? Eh sì, Don Chisciotte, un mulino a vento. Inganni, Sancho. Quello è un terribile gigante, ma io lo abbatterò con la mia lancia. Don Chisciotte. E c'è, Don Chisciotte. E c'è, Don Chisciotte, mamma mia. Ma perché facendo sti cose? Perché voglio diventare un grande di Spagna. Ehi, Don Chisciotte, i grandi di Spagna sono un'altra cosa. I grandi di Spagna. Brandy Fundador è l'amico di casa. E Brandy Fundador è veramente l'amico di casa? Sì, è l'amico che piace anche ai tuoi amici. Il brandy dal gusto classico ed internazionale che ci porta tutta la fragranza delle uve di Spagna. Si metta qua e guardi il regista. La fortuna guida le nostre cose meglio di quanto noi stessi potremmo desiderare. Perché guarda là, amico Sancho Panza, ecco una trentina o poco più di giganti smisurati. E io ho intenzione di combatterli e ammazzarli tutti! Stop! Tu sei? Buonasera, salve, sono Vittorio. Questo era il mio provino per Don Chisciotte. Bene, Vittorio, ricominciamo un attimo da capo. Adriano, qua accanto, ti dà le battute di Sancho, va bene? Se vuoi, un po' meno cavallo. La fortuna guida le nostre cose meglio di quanto noi stessi potremmo desiderare. Perché guarda là, amico Sancho Panza, ecco una trentina o poco più di giganti smisurati. E io ho intenzione di combatterli e ammazzarli tutti. Di quali giganti parla? Di quelli là, Sancho, quelli con le braccia lunghe una trentina di metri o poco più. Guardi bene la signoria vostra che quelli non sono giganti, ma morire. Va bene, stop, scusa, ma questa cosa non si può proprio vedere. Posso fare meno cavallo se vuole? No, grazie, per me è abbastanza così. Ma come? Avevo promesso a mia nonna che sarei stato nello spettacolo. Va bene, allora vediamo di farti fare la pecora in una scena. Ma come la pecora? O pecora o niente? Pecora. Ok, dai, adesso non abbiamo tempo, su, il prossimo, Adriano. Nulla sarà più vivo, ogni cosa del mondo è destinata a finire. La nostra vita è solamente un segmento del grande tempo dell'universo. Scusi, ma cosa sta dicendo? Ma poi non si è neanche presentato. Mi chiamo Antonio. Ok, Antonio, perché il ruolo si candida. Nessuna azione dell'uomo ha importanza e tutto è destinato all'oblio. Ed io, in tutto questo, esattamente come voi, sono solo una marionetta. Quindi, assegnatemi il ruolo che volete. Pecora, va bene? Pecora! Salve, sono Lucia e posso proporvi per il ruolo di Mulino? Signora, i provini sono per i personaggi. Ma il mulino è un personaggio! Va
Va bene, ci parli delle sue esperienze. Certo, io ho fatto grandi ruoli. L'albero, in Aspettando Godot, di Lorello Locri. E poi, la croce, nella Via Crucis dell'ultimo venerdì santo. Ma sono stufa di stare così, ferma, immobile. E il mulino è la mia grande occasione. Guardi, ho un'occasione ancora migliore. Adriano? Sì. Abbiamo ancora posto fra le pecore? Sì. Benissimo, il prossimo. Credo che tocchi a me. Sì, lei è? Madonna, è una tesoro. Non è la prima volta, non è la mia prima esperienza. Ho fatto tanto teatro, Ofelia, Cassandra. Veniamo a lui. Dovreste dire dove è il mio camerino. Voglio vedere il costume. Voglio leggere il copione. Fuoco. Signora, guardi, qui non si può fumare. Io posso tutto, caro. Pecora. Assolutamente, prossimo. Salve, lei è? Roberto! È Roberto, perché il ruolo si candida! Don Sancho Panza! Guarda che Chisciotte è essere donna! E Sancho Panza cos'è? E se non lo sa lei che l'ha portato al Pruvino! E se non lo sa lei che è regista? Aspetta, ha portato qualcosa di Sancho Panza o no? Di Don Sancho Panza sì, di Sancho Panza no! Prossimo! Guardi, sì. Mi chiamo Irina. E sono qui per... Insomma, sono qui per il provino... Scusate l'emozione. Sono qui per il provino di Dulcinea. Salve. E questa chi è? Da sì, dove arriva? La ragazza con i capelli rossi. Come si chiama e perché ruolo si candida? Mi chiamo Simona. E perché ruolo si candida, Simona? Anche in verità per Dulcinea. No, però io da prima per Dulcinea... Buonasera. Chiara, sono qui per il ruolo di Dulcinea. Sì, Adriano, ma la volta però. Mi candido per il ruolo di Dulcinea. Donna speciale e assai ambita, che non può essere interpretata da delle cornacchie. Non so se mi spiego. Mi sa che abbiamo altre tre pecore. Sì, so. Regola a me. Ah, guardi, io so parlare perfettamente del personaggio. Volendo potrei fare chiunque. Pecora compresa, tesoro? Dai, su, su, su. Sopravviverai, dai, nessuno ha mai affrontato i viaggi dei nemici giganti per me. Ecco, io voglio essere l'oggetto del desiderio per qualunque Chisciotte che voglia affrontare avventure, lottare contro mulini, lanciarsi in battaglia per me. Ecco, almeno una volta, almeno in finzione per me. Grazie, faremo sapere. Prossimo. Smettala. Buonasera. Buonasera, sono Francesco, mi candiderei per Don Chisciotte? Per Don Chisciotte, ah. Dai, allora, Adriano, qua candida le battute, va bene? Quando vuoi, Francesco. La fortuna guida le nostre cose molto meglio di quanto noi stessi potremmo desiderare. Perché guarda là, amico... Sancho. Amico Sancho. Amico Sancho Panza. Ecco una trentina o poco più... di giganti smisurati, e io ho intenzione di combatterli e togliere la vita a tutti. Di quali giganti parla? Di quelli là, quelli con le braccia lunghe... Quasi due righe, Francesco, eh? Quasi due righe, va bene? Ora non sei male, però questa cosa della memoria va un po' sistemata. Sì. Dai, resta qua fuori che vediamo di farti fare un ruolo e non sarà una pecora. Davvero? Sì, sì, sì. Ah, Francesco, sei disponibile le prossime due settimane per le prove? Va bene, lo prendo come un sì, dai, prossimo. Salve. Salve, tu sei? Marta. Bene, Marta, hai portato un pezzo di Dulcinea? Di Dulcinea?
Sì, abbiamo mandato dei pezzi per i provini, immagino tu faccia Dulcinea. No. No? No, io faccio un brano di Don Chisciotte. Ah, sì, vabbè, tratto da Don Chisciotte, ma di Dulcinea. No, proprio Don Chisciotte. Scusa, non ho capito. Figurati. Tu non vuoi fare un pezzo di... Di Dulcinea, no, faccio Don Chisciotte. Cioè, tu vuoi fare Don Chisciotte? Chisciotte, toglierei almeno il Don. Guarda Marta, non voglio essere rigido, ma... questa vuole essere una messa in scena del Don Chisciotte della Mancia reale, cioè fedele al libro. Hai letto il libro? Sì, entrambi. Ah, entrambi? Sì. Beh, allora saprai che il nostro protagonista è un vecchio, cioè un anziano, un uomo di mezza età, per così dire, quindi non proprio il tuo physique du role. Chiunque può essere Don Chisciotte. Ah, certo, va bene, allora dimmi, cosa senti in comune con questo personaggio? Far impazzire anche me. Anzi, secondo me, non è nemmeno così pazzo come dicono. In che senso? E lui si mette a leggere questi romanzi di cavalleria. Si appassiona ai racconti e si innamora di quel mondo e decide di farne parte. Cosa c'è di folle in questo? Che quel mondo non esiste? E se tutti fossero come lui? Cioè? Se tutti decidessero di diventare cavalieri erranti e se cominciassero a seguire le regole di quel mondo, potremmo ancora dire che quel mondo non esiste? Io ovviamente non vorrei mai far parte di un mondo in cui ti infilzano un giorno sì e l'altro pure e dove le donne servono solo a farsi dedicare delle imprese. E a che mondo vorresti appartenere? A questo qui. Oh. E ti senti una pazza a voler appartenere a questo mondo? No. E Dulcinea che cosa mi dici? Io sono qui per fare Don Chisciotte. Sì, va bene, però se vuoi fare Don Chisciotte devi esserti fatta l'idea. Secondo me neanche Don Chisciotte lo sa. Beh, per Don Chisciotte Dulcinea è Dulcinea. E se fosse Aldonza Lorenzo? Aldonza Lorenzo è colei che lui trasforma in Dulcinea. Appunto. Perché trasformare la donna di cui è stato davvero innamorato in gioventù in una donna perfetta che però non ama? Quelle imprese le fa per lei. Le dedica a lei. Non le si avvicina nemmeno una volta. Alla fine gli basterebbe andare nel Toboso e parlarci con quella contadina. Magari potrebbe innamorarsi e vivere una vita felice. E invece lui sceglie di travestire se stesso da uomo perfetto e lei da donna ideale, precludendosi così qualsiasi possibilità di incontrarla davvero. Secondo me alla fine ha paura. Tutto qui. Paura? Don Chisciotte? Sì, perché Aldonza Lorenzo lo accetterebbe anche per quello che lui veramente è, cioè Alonso Chisciano. Ma è lui che non si accetta per quello che veramente è. Io vorrei dare questo taglio al mio personaggio. Ok. Senti, non ci resta che sentirti recitare il pezzo. Adriano qua accanto ti fa da spalla, va bene? Quando vuoi. Ok. La fortuna guida le nostre cose meglio di quanto noi stessi potremmo desiderare, perché guarda lì, amico Sancho Panza. Ecco una trentina o poco più di giganti smisurati. E io ho intenzione di combatterli e togliere la vita a tutti. Di quali giganti parla? Quelli là, guarda. Quelli con le braccia lunghe e quasi due leghe. Guardi bene la signoria vostra che quelli non sono giganti ma mulini a vento. E quelle che le sembrano braccia sono palle che, girate dal vento, fanno muovere la pietra del mulino. Ah, Sancho, si vede che non sei pratico di avventure. Guarda, quelli lì sono giganti. E se hai paura, mettiti in disparte, mentre io affronto da sola questi temibili nemici. Ok, stop. Bene, molto bene, Marta. Bene. Grazie. Allora, senti tu, cos'è che questa è un'operazione mista con un professionista sul palco? Sì, ho letto l'annuncio. Ok, allora, è un progetto un po' sperimentale. E in questo senso, secondo me, una Don Chisciotte, una Chisciotte, anzi, potrebbe essere una buona intuizione. Provo a parlarne con la produzione, non so che cosa mi diranno, ma ci provo. E l'altra cosa difficile sarà trovarti il giusto studiero da affiancarti. Avrei una proposta per il ruolo. Yes.
fare? Prima prendevo il sole e ora mi stai facendo ombra. E vorresti passare tutta la tua giornata così? Sì. Non vuoi? E perché no? Perché tu sei destinato a fare grandi cose con la tua arte. Non puoi fermarti nemmeno un secondo. In verità io mi sto riposando in un parco perché per oggi il mondo ha avuto abbastanza arte da me. Intendi? Stamattina ho lavorato. Mm. 3.000 euro e non parlavo neanche. Fai ancora pubblicità. Che cosa ti sfugge di 3.000 euro e non parlavo neanche? Quei soldi finiranno prima o poi, a te resteranno solo vuoto e delusione. Amica, prima cosa i soldi finiscono perché ti ci compri da mangiare e ti viene un tetto in testa. Seconda cosa, io non sono né vuoto e né deluso. No, non sopporto di vederti così. Allora non guardarmi. Sono venuta a riparare i torti che hai subito. Non ce n'è bisogno, grazie. Cominciare a vederti per quello che sei, un grande attore. Stiamo per entrare nella storia del teatro. L'ultima volta che mi hai detto che stavamo per entrare nella storia del teatro, mi sono ritrovato vestito da mucca in un site specifico a Lido Scala. Esattamente. Esattamente cosa? Questo non è teatro civile, non servirà a salvare il male di te. Ma se le mucche delle fattorie vicine, quando hanno visto il nostro spettacolo, si sono consegnate all'allevamento intensivo per soffrire di meno. Questa volta noi salveremo le anime dei nostri spettatori. Dobbiamo rifare la Via Crucis. Le fu state mie riprese l'altra volta. Ti sto chiedendo di seguirmi in un'avventura. Che avventura? Ma che avventura? Dai, io ho smesso. E poi a questa età non voglio più far figure di merda. Senti, una produzione in città sta allestendo il Don Chisciotte. Ho chiesto che ti prendessero come mio fido scudiero. Come, scusa? Sarai il mio Sancho Panza, però dobbiamo andare subito. Guarda, non so cosa dire. No, non mi ringraziare. Io ho pensato a te perché te lo merito. Ma certo, certo, ovvio. Sancho Panza, sì. E quindi tu sarai? La protagonista! Ma è bellissimo! Sì. E allora una curiosità, quante repliche ci saranno per questo allestimento? 2 settimane. 2 settimane? Ma è grandioso! Guarda, sono commosso. Lo vedi che sono commosso? Non ti piace Don Chisciotte? Che non sono in cerca. Tu dovresti essere sempre in cerca. Non delle cose che mi proponi tu. Questo regista con cui lavoreremo ha vinto il premio come miglior regia per il suo allestimento di Guerra e Pace. Ho visto quello spettacolo. Questo è il secondo romanzo che racconta il teatro. Fida che se tutto va bene, noi saremo nelle principali città italiane. Roma, Torino, Napoli, Srele, ti dice niente? Sì. Tutti lo considerano il suo erede. Guerra e Pace non era male, in effetti. Adesso non ti dispiace più questa avventura, eh? No, il fatto è che sì, che se faccio Sancho Panza poi sarò sempre legato al ruolo comici da me. No, ti giuro, Roberto, che questo Sancho Panza tuo sarà un Sancho Panza tragico. Dai, ma pensaci, io e te di nuovo insieme sul palco, un vero palco. Un Sancho Panza tragico. Vieni, Adriano. Vedi che dobbiamo rivedere la scena 3 oggi, eh? Quella delle pecore. Va bene. Perché non c'è nessuno? È finita la pausa, eh? Vai a chiamare tutti, Adriano, per favore. Pecore! Vai, tu, dentro! Scusate! Su, faccio, faccia! Su, pausa pranzo! Fine pausa pranzo! Siete? Ma che non sembra tanto pecore, eh? Scusi, però c'era scritto che dovevamo essere pecore e montoni. Certo! Certo, pecore e montoni, su forza contatevi! Dobbiamo contarci! Sì, tesoro, su contatevi, dai, dai, dai! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Adriano, dov'è la nostra protagonista? Si sta preparando. Roberto è arrivato? Piangeva in camerino. No, no, non stava piangendo, stava frignando. Frignando? Non gli andava il costume! Dice che lo rende ridicolo. Vai, che se deve rendersi ridicolo non lo fa per meno di 3.000 euro. Guarda che un professionista. Io l'ho visto in TV. In un film? Ma no, era la pubblicità del brand di Fungador. Ah, un professionista. Eccoci. Ciao a tutti. Allora, che ho avuto un problema, non si chiudeva la zip del costume, quindi me la stanno aggiustando, quindi tutto a posto. Sì, siamo pronti. Piacere di conoscerti. Ah, sì, è piacere ciao, mio. Ciao. Scusa se ti buttiamo subito così in scena, ma i provini hanno rubato più tempo del previsto. E siccome Marco ci ha parlato così bene di te, insomma,
Siamo per testarti subito in scena. Ok. Va bene? Ok. Ok, i copioni ce l'hai? Leggi pure tranquillamente, eh? Sì. Ah, mi raccomando. Cosa? Divertiti. Oh, ricapitolo un attimo la scena, va bene? Allora, la nostra Chisciotte è con Sancho, quando all'improvviso vede in lontananza due gruppi che corrono l'uno verso l'altro. Questi due gruppi, eccoli qua, correndo alzano un gran polverone e Chisciotte inizia a immaginare di stare vedendo due eserciti. Quindi, ed ecco che inizia la nostra scena, nonostante gli ammonimenti di Sancho, che le dice che quelli che vanno scontrandosi sono due greggi di pecore. E montoni. Certo, due greggi di pecore e montoni e sicuramente non due eserciti di cavalleria, la nostra Chisciotte, eccola qua, non lo ascolta e va dritta per la sua strada. Quindi, cara, tu adesso salterai e ti scaglierai contro le pecore e con la battuta del copione, sì, poi con la spada sguainata prendi questa diagonale a ralenti e quando è vicina alle pecore le due pastorelle, proprietarie dei greggi, lanceranno le pietre. Ok? Sì. Chiaro a tutti la scena? Sì. Ah, sì. Pecore e montoni, è la stessa scena che abbiamo provato in sala, ma sul palco. Quindi andate sui segni, ognuno al suo posto, e andiamo. Non vedo le pastorelle. Non ci stanno. Ah, non ci stanno. Allora, due tra le pecore, facciano anche le pastorelle, su. Scusi, tra le pecore o anche tra i montoni? Due tra le pecore e i montoni, dai, su, per favore. Posso io? Origini sante, oh. Allora sei perfetta. Allora io? No, tesoro, tu sei perfetta di fra le pecore. Stella, falla tu, ok? Dai, mettetevi in posizione. E quando volete. Cose che non esistono.
Scusa il ritardo. È tanto che aspetti. È solo un'ora e un quarto. Ma sei arrivato prima di quanto mi aspettassi. Scusami. Ma niente, figurati. Tanto qui si sta bene. A proposito, come mai hai scelto questo bar? Perché? No, perché ieri sono stato in un posto qua accanto fighissimo, pieno di gente, tutto di design, e mi hanno portato un cocktail con rum ad erbe aromatiche, sale rosa dell'Himalaya, zafferano del Pakistan, fico d'India. Ah, e angostura. Ah. Ma avrei acceso un mutuo per pagarlo. Tanto adesso non pago più l'affitto. Oh, a proposito, grazie che mi ospiti, se no mi sarei bruciato tutta la diaria. Vedi di non bruciartela il cocktail dell'Himalaya. Conosco. Cosa non promettere? Tu le promesse non le mantieni mai. Perché? Avevi promesso che saresti venuto alla mia mostra, per esempio. Scusami, è che ho dovuto pensare la regia, preparare i provini. Non ho avuto tempo, non è che mi sono scordato. Vabbè, tranquillo. Scherzo. Ciao Lino. Ciao, cosa prendete? Cosa consiglia? Il prosecco. Mosco Mule. Cos'è? Mosco Mule. Cos'è? Quello con la ginger beer. Cos'è la ginger? Un prosecco va benissimo. E tu Stefano? No, io sono a posto. Grazie mille. Grazie. Che bastita di scelta, eh. Strano, non fare il regista snob. No, voglio venire, solo che non ho tempo. Dopo le 8 la tenete? No. Allora giorno libero, fammi vedere. Il mio primo giorno libero, allora, 30 ce ne spregiudicato. Vabbè, lascia stare, ho capito. No, Ste, voglio venire, te lo giuro, non fare così. Non mi hai parlato neanche di questa mostra, di che parla? Raccontiamo la storia del quartiere. Del nostro quartiere. Cioè, tu pensa che nel 2005, cioè già in realtà è partito tutto dagli anni 70, la città di Milano ha... Gli anni 70? Cosa c'è che non va? Sì, questa regia mi sta uccidendo. Devo mettere in scena il Don Chisciotte, l'hai letto? Non tutto. Vabbè, ovvio, sono più di 1000 pagine. Però è che è tutto slegato, ho fatto praticamente copia e incolla dei pezzi del testo. Ed è terribile. Poi è un'operazione mista con professionisti e non sul palco, il che sarebbe anche interessante, ma... Grazie. Sono io che non ho una visione critica sulla vicenda, non so come rileggere la storia, in virtù di cosa. Non so se andare avanti o mollare, Ste. Ah, anche tu non mi ascolti, sei distratto. Sai perché non hai idee? Perché sei troppo egocentrico. Come fai a parlare di altri se l'unica persona a cui pensi sei te stesso? Forse hai ragione. Tra l'altro me l'hai già detta questa cosa, eravamo sempre in questo bar. No, eravamo in un altro bar. Ma era una bettola come questa. Una bettola, solo perché non è di design. No, Ste, ci sono i vecchi, dai. No. Com'è? Non era del tuo amico, tra l'altro, quel bar Paolo? Sì, il bar dove si riuniva il comitato. Dove sono stato nominato... Cavaliere, presidente, cretino. No, scusate, sto sempre pensando a questo Don Chisciotte che praticamente viene chiamato... Ecco, ad esempio, quel bar lì non c'è più. Ah. Non si adattava al nuovo stile del quartiere. In che senso? Da questo ora è uno dei quartieri più alla moda della città. Oh, è una cosa positiva. È chiaro che mi dici così, ma anche i suoi lati negativi. Dai, stai, guarda quanta gente c'è, è una figata, è bello. Ma nessuna di queste persone è di qui. Seguono la moda. Sono pecore che vengono qui solo a pascolare. Bevono, mangiano, ogni tanto si accoppiano pure. Ma soprattutto lasciano una quantità di merda. E a me non sembra neanche più il posto in cui sono cresciuto. E questo è perché il mondo cambia, Ste. E secondo me stai trasformando queste pecore in un problema molto più grande rispetto alla realtà. Non ti seguo. Ah, lascia perdere cose mie. Senti, no, parlami di questa tua mostra, di questa tua mostra. Non è la mia mostra. È la mostra, siamo un comitato. Negli anni abbiamo intrapreso una serie di lotte per impedire che venissero abbattuti i simboli storici di Isola. E non solo. Ad esempio, abbiamo raccolto 3000 firme per impedire che i grattacieli che vengono uscendo da Garibaldi venissero costruiti così alti. Cioè noi abbiamo presentato una controproposta per far costruire dei palazzi alti al massimo quanto la stecca degli artigiani, che tra l'altro non c'è più perché l'hanno abbattuta. Niente, questi hanno fatto finta di ascoltarci. E poi sono andati dritti per la loro strada. Fanno così. E cos'è questa stecca degli artigiani? È di una mostra. Che ne parliamo. Ok. Ah, tra l'altro che ore sono? Io devo andare. Scusa, perché sono arrivato tardi io. Non... Sì, allora ti lascio il piano di casa. Ok, grazie. E il divano è già apparecchiato. Ok, grazie. Sì, grazie, grazie. Ci vediamo dopo. Ciao. Così. Cosa le devo? 12 euro. 12 euro una spuma e un prosecco.
La spuma era per Stefano ed era gratis. Il prosecco 12 euro. Ah, quel 12 euro un prosecco? Lo sa che nel locale qua accanto io 12 euro ho preso un cocktail con lo zafferano del Pakistan. Ma vuol mettere quell'acqua sporca col mio cartite Docs GG? Vabbè, se lo dice lei. Ecco qua. 12 euro. Grazie. Prego. Poi giura. Signori, buongiorno e vi aspetto in palco per la scena di ieri, ok? Quella di Pepe, va bene? Sì. Dai, 5 minuti, non di più. Marta? Ah, è pronto, ragazzi? Sì, no. Ci risvegliamo, aspetta, ci risvegliamo un po' la voce prima di andare in palco, vi va? Sì, 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 sì. Dai. Ma? La, la, la. Memoria della nuova scena, che ne dite di fare training sul palco? Grazie, grazie, grazie. Su, 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 andate a fare training, fra poco iniziamo. Sì. Marta, mi ha chiamato la mia agente, ho un nuovo lavoro, tanto siamo in tempo per la sostituzione, no? Che lavoro è? Un film. Certo. Sì, sì, un film. E come si chiama questo cinepanettone? Cinepanettone, in verità è l'ultimo di Sorrentino. Sì, altro sì. Sorrentino? Quale altro Sorrentino conosci? Guarda, davvero mi dispiace, ma è che vogliono l'esclusiva, sai, Sorrentino. Certo, certo, Servillo. Certo. Guarda, davvero, mi dispiace tantissimo, perché questo lavoro mi piace un sacco, la gente è gentile, sono tutti così carinamente goffi. Anzi, ti dirò di più, avrei rinunciato anche alla pubblicità degli abbronzanti, pur di restare qui. Ma che quello che vado a fare è il ruolo della vita, davvero. E cosa fai tu? E com'è? Che parte fai, Eden? Ma vabbè, io faccio... No, come si chiama il tuo personaggio? Borghese drogato numero 5. Cioè, tu rinunci a una produzione in cui sei coprotagonista per fare il drogato numero 5 in un film di Sorrentino? Borghese drogato numero 5 e poi sarei un pazzo a non accettare, dai. No, tu sei un pazzo a rinunciare a un'opportunità come questa. Ma dai, Marta, ma è un film di Sorrentino, Marta! Ma aspetta prima di entrare, Marta! Ascoltami! Marta, fammi parlare! Marta, davvero, ti prometto che dalla prossima sarò contenta, eh? Andiamo, bene così. Sembravi più un montone. Ci siamo, signori? Sì. Rivediamo allora la scena e la sistemiamo, va bene? Dai, tutti in posizione! Prendete i vostri segni, da bravi, ok. Andiamo lì. Sancho, lo senti la vittoria dei cavalli? Il rumore dei tamburi, il suono delle trombe. Quello che vedi laggiù è l'esercito di Pentapolino che si sta per scontrare contro l'esercito di Alfanfarone. Io non sento se non un belare di pecore e montoni. Perché dovrei? L'hai seguita? Sì.
E allora un minimo ci dovrai credere a quello che lei ti dice, no? Dovrei avere paura delle pecore. In un certo senso sì. Ma perché? Perché se quelle pecore e montoni sono solo davvero pecore e montoni, allora, ecco, il pazzo sei tu che l'hai seguita. Forse è così. Però, quando il nostro cavaliere si presenta a Sancho, lui lo vede che è uno stralunato. Sancho sa che il suo padrone è fuori dal mondo, e allora perché l'ha seguita, quel pazzo? Perché la segui, Sancho? Non lo so. Perché lei è la tua unica occasione per ottenere il rispetto che pensi di meritare. Quando le dici io non sento altro se non un pelare di pecore e montoni, mettici dentro questa paura, la paura di non riuscire a vedere le stesse cose che vede lei e di non sapere come fare quindi a cavartela se questi fossero veramente due eserciti di soldati, no? Prova così. Prova ad affidarti completamente a lei questa volta, ok? E questo ci porta a te, Chisciotte. Sei qui e il mondo in cui sei cresciuta sta crollando attorno a te. Se il mondo si è corrotto, se è così, se la cavalleria è morta, allora le conseguenze di questa corruzione sono in tutto, anche nelle pecore che pascolano liberamente nella tua mancia. Ma gli altri, non vedono gli stessi pericoli che vedi tu. E quindi tu diventi semplicemente una pazza. E questa è la tua morte, capito? Essere considerata dagli altri una pazza quando in realtà tu sei una visionaria. Quindi attacca queste pecore con convinzione e poi solo dopo, in un guizzo di razionalità, ti rendi conto che avevano ragione gli altri, che era meglio lasciar perdere. Ok? Ci proviamo? Sì. Facciamo anche un'altra cosa. Andate a togliervi queste armature che sono vecchie. Già viste. Provate a mettervi i costumi invece di vostri, quelli con cui siete venuti in prova. Va bene, andate a cambiarli, anche voi, pecore e montoni, li andate a cambiare, quei vostri vestiti che ho avuto un'idea che vuole provare. Lei vi colpisce, ma i suoi colpi vanno a vuoto, ok? È impotente di fronte a voi. Va bene? Dai, andate a cambiarsi. Buonasera a tutti, a nome mio e del comitato, grazie di essere qui. Io sono nato in questo quartiere, Isola. Qui vivevano i miei genitori e pure i miei nonni. Ho sempre immaginato i confini del quartiere come le pareti di casa. E la gente che ci vive come la numerosa famiglia che vi risiede, dal lattaio all'edicolante, il ferramenta, l'alimentare. I lavoratori che si riposano in piazzale Archinto o i disoccupati al bar sono i vari parenti, gli zii più o meno strambi. Ti conoscono, ti guardano crescere, ti regalano qualche caramella o fanno la spia ai genitori. Insomma, c'erano occhi e orecchie dappertutto, ma era anche una cosa positiva, perché il quartiere si stringeva anche attorno alle disgrazie della gente e ti difendeva. Non è certo un esempio virtuoso, ma al tempo dei miei nonni imperversava il barbiere, il bandito gentiluomo, che rubava ai ricchi per dare ai poveri abitanti dell'isola. Tutti sapevano dove stava, ma la polizia non lo trovava. Le sue gesta venivano narrate nelle canzoni d'osteria e da quelle osterie sono usciti alcuni fra i più grandi cantautori italiani come Milfa, Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, insomma gli artisti e gli artigiani hanno sempre caratterizzato questo quartiere, le numerose botteghe e la stecca degli artigiani data in concessione a loro. Poi a un certo punto cambia tutto. Il quartiere è isolato, disagiato, comincia a riempirsi di bella gente, giovane, dinamica, attiva. L'atmosfera rimane sempre trasandata, ma cominciano a spuntare i primi locali alternativi, officine convertite in pub, tipo il Frida. Poi nasce il Nord-Est e ovviamente il Blue Note. Insomma, sembra che la zona cominci a pulsare, le istituzioni, chiudendo l'affare, danno anche loro una mano. Fermata della metro più vicina,
Una ripulita alla zona della ferrovia, un bel ripensamento urbanistico. Pare che Viale Zara debba estendersi fino a Garibaldi, con una nuova arteria che si collega al Bussa, il cavalcavia, tagliando a metà il quartiere, cosa che noi siamo riusciti ad impedire. La stecca degli artigiani, via, le fatiscenti. E l'unico modo per ridargli lustro è abbatterla. Lì vi nascerà il bosco verticale di Boeri. Davanti a Garibaldi nasce piazza Cai Aulenti, che con i suoi giganti di vetro ridisegna lo skyline meneghino. Eppure il bosco di Gioia viene abbattuto durante le vacanze natalizie, così da non avere siti fra le valle. Scusate il termine. E lì vi nascerà il palazzo della regione. Il quartiere è cambiato, che figo abitarci! Gli affitti quadruplicano, gli amici se ne vanno e tenersi casa diventa sempre più difficile, quadruplica il traffico, la gente, i locali, tutti uguali, a discapito di una tradizione centenaria di botteghe artigiane. Ora, immaginate che da un giorno all'altro vi entrino in casa architetti, ingegneri, muratori, messi comunali. Di casa vostra hanno visto solo una planimetria in un archivio catastale e cominciano a spostare, a spaccare, a rinfrescare, tutto con cose belle, per carità, ricche, alla moda, ma che non sono tue. E anzi, le tue non ci sono più. La nostra battaglia, la battaglia del comitato, per certi versi è naufragata. Sì, siamo stati sconfitti. Perché combattere contro una gentrificazione voluta dall'alto è come lottare soli contro un gigante. Ma come testimonia questo incontro, Isola resiste. Grazie a tutti e buona mostra. Funzione si è scritturato, questa è Marta, fa la protagonista. Piacere. Sì. Stefano. Complimenti. Grazie. Padri, ciao. Padri, dalla scelta. Grazie mille. Ragazzi, se volete di là ci sono delle foto d'epoca. Andiamo. Ragazzi. Sì, vi raggiungo subito. Posso parlarti un attimo, Stefano? Certo. Un secondo. Ma bellissima questa storia. Quella metafora sul gigante mi ha colpito tantissimo. E poi è densa, è carica di attualità. Grazie, mi fa piacere. Andrebbe raccontato, dovrebbero saperla tutti. Siamo qui per questo. Sì, certo, ma c'è sempre così poca gente. È un po' il limite di questa attività. Un po' come il teatro. Sì, certo. Anche se io sono sempre più seguito, sai, anche dopo la pandemia, pazzesco. Questo Don Chisciotte è già tutto esaurito. Voglio l'omaggio, eh? Sì, per te in prima fila, ottimo. Oppure in regia, con me. Che onore. Perché ho capito una cosa, Ste. Sei tu Don Chisciotte. Scherzi? No, sono serio. Allora non sto capendo. Ti ricordi quello che ti dicevo l'altro giorno al bar, che mi mancava un po' il guizzo, l'intuizione, come rileggere Don Chisciotte? Senti, Isola, la tua battaglia che mi parlavi con le pecore, con i giganti di vetro di quella piazza, dello skyline. Piazza Cai Aulenti, esatto. È la stessa battaglia che fa Don Chisciotte contro i mulini a vento, che vede appunto come i giganti. E poi sai, Don Chisciotte gira sempre con un cavallo vecchio e sciancato. Come la tua bicicletta, Stefano. E poi, quello che promette Don Chisciotte a Sancho è un'isola. Lo convince con un'isola. Isola, tutto torna. Non ci posso credere. Che c'è? Non hai capito niente. Ma perché ti arrabbi? Perché mi pare moglie a Don Chisciotte. Vabbè, non pensavo come, a come se ce la fossimo immaginata la nostra battaglia, come se fosse tutto dentro le nostre teste. Guarda, rispostando l'accento. Ma che accento vuoi spostare? Io vorrei cambiare l'accento di significato. Ti presenti dopo mille inviti, mi ascolti forse per la prima volta, e illuminazioni? Pensi di sapere tutto di una storia di cui invece non sai niente? Ma non stai. Senti, fammi un favore personale. Non trasformare la mia storia in una farsa. Stai. Oh, Don Chisciotte. Stai. Oh, no, guarda. Risentiamo un'altra volta.
comporto niente di tutto questo, cara moglie mia, ma ho come cose ben più importanti e di maggior valore, perché se Dio vorrà, tra breve saremo pronti a intraprendere nuove avventure. E voi presto mi vedrete conte o governatore di un'isola. E non di un'isola qualunque, ma della migliore che possa esserci. Ditemi, cos'è questa faccenda delle isole? Che non la capisco troppo bene. Lo potrei capire quando sarà il momento, moglie. Ti posso solo dire che non c'è cosa più piacevole al mondo che essere un onorato spiero al servizio di un cavaliere errante in cerca di avventure. È pur vero che molto spesso ci si può imbattere in avvenimenti che non sono così vantaggiosi come uno vorrebbe. Perché quando intraprendi un centinaio di avventure, 99 di queste di solito finiscono in maniera diversa da quella che ti aspettavi. Tuttavia è molto interessante sperare di trovarsi in una nuova avventura mentre si attraversano montagne, si esplorano selve, si calpestano rocce, si visitano castelli, si alloggia in locande di un certo riguardo senza pagare un solo maledetto martedì. Non lo so, amico, che dici? Non lo so. Ah, beh, ti vedo un po' perplesso. Non lo so, capello. Cosa, Roby, dimmi? La cifra stilistica. Stiamo sperimentando, per darci più possibilità. E? E è andata molto bene, la rifacciamo. Come? Come? Allora, ieri ci hai detto di mettere dei vestiti contemporanei, di sentirci abitanti di questo quartiere nel 2005 e di essere più noi stessi. Oggi siamo nella Spagna del 500 come l'idea iniziale. Come vuoi che la facciamo? Facciamo così. Vi lascio mezz'ora, mi fate una proposta voi e poi la correggiamo, va bene? Perché va bene. Perché non resti qui e ce la fai tu una proposta? Tutto ok, Roberto? No. Hai la più pallida idea di dove stai andando. Sono prove? Avrò il diritto di sperimentare? A 10 giorni dal debutto. Sì, a 10 giorni dal debutto, si può? Io mollo. Cosa? Sì, è finita, basta. Finito tutto, finisce. Tu adesso ci muovi, adesso? Sì, perché non voglio più far parte di questa follia. Il tempo stringe, non abbiamo niente in mano e sarà un fallimento. Ah, grazie. Prego. Grazie per la fiducia. Sì. Perché non dici la verità? Ma lascialo andare, datore di pubblicità. Io ho vinto il premio come miglior regista per fare pace. Vai pure, vai. Scusa, io che faccio? Non lo so, Susanna, fai che vuoi. Te ne stai andando veramente? No. È il mio nuovo training teatrale, fa la valigia, disfa la valigia. È il più bello. Se questo è il più bello. Ti stavo divertendo però. Ma quando? Hai riso varie volte. Ho riso? Sì, varie volte. Ma quindi si tratta di lavoro, non si parla di divertirsi. Ma cosa pensi che quando verranno i critici diranno oh, ma quando si sono divertiti gli attori 5 stelle? Perché mi hai detto del film? Come? Perché hai fatto passare tutto come se fosse solo colpa sua? Perché le due cose vanno insieme. Cioè? Qui non può andare che male, mi tengo stretto questo nuovo lavoro. Ah, se no non te ne saresti andato? Non lo so. Questa è la seconda volta che mi molli. Io ti ho dato una seconda possibilità. A me l'hai data? Sì, perché sei tu che mi hai portato in questo scenario. Sei un codardo. Io sono un codardo? Sì, sei un codardo, Sancho, perché non vuoi lottare fino in fondo. Perché ti ho drogato numero 5, ti responsabilizza. Sì, certo, ti pagano il pick-up di produzione, ti danno 250 euro quota, ti truccano, ti mettono le cremine e per un giorno ti senti grande, ma il giorno dopo non sei più niente. Fino al prossimo drogato numero 4 sarai sempre sfogato sullo sfondo. Dovrai mettere pausa nell'istante in cui sei inquadrato, ingrandire lo schermo e fare una bella foto. Quando parlo di costi aggiuntivi, fanno sempre storie. Ma noi abbiamo pensato a questo. Sì, ora, immagina un mulino. Con le pale.
un mulino, insomma. Ecco, ora la questione budget, costi, bla bla bla, questi mulini vanno un po' immaginati. Perché non sono proprio mulini. Questi non sono mulini. Infatti. Non sono mulini, ma ce li puoi vedere. Sono più... Ce li puoi vedere. Macchine. Immaginare. Contorte e meccaniche. Signori, questi sono ventilatori. Abbiamo immaginato questi mulini con un tocco di modernità. Una sintesi contemporanea. Ventilatori su cubi. Gli stessi cubi che mi avete proposto per tutta la produzione. Dalle pecore all'investitura di Don Chisciotte alla locanda, dai. Cos'è? Però aspetta. Può essere. Sì? Sono mulini per come li vede Don Chisciotte, ma che nella realtà sono così. Una visione di... Ma la visione sono i giganti. Vede, mulini ma sono giganti, costa roba qua, vede dei giganti, dei mulini che però sono ventilatori su cubi, dai, non va bene. Avevate detto di essere fedeli. Realistici. Quello non è realistico, è orrendo. Sentiamo perché questo mi desolano. Sì, però ti dico che l'armatura di Don Chisciotte si è fatta con pentole e padelle con la pasta, me ne vado subito, guarda. Dai, fammi vedere che cos'altro hai lì, dai. Cavallo e somaro. Oh, vediamo cavallo e somaro, che magari... No, non ci posso credere, non ci posso... Cubi? Un cavallo e somaro cubi? Che cos'è? Picasso, una produzione cubista. A rotelle, così ci si può andare anche al galoppo. Cosa ti mando io al galoppo? A torri in maestranza in palco, subito, per favore. Tutti, tutti quanti in palco. Siamo? Signori? Certo la spugna, mi dispiace. In che senso? Nel senso che finisce qui, non si va in scena, non si debutta, ok? Stai scherzando? No, ma le prove saranno pagate. Roberto se n'è andato, non so se hai capito. Sì, sì, ma saremo comunque retribuiti. Faccio io. Ecco, vedi? Mi sono stufato di fare il montone. Nel caso la paga sarebbe doppia? Sì, ma se lo sostituiamo deve essere uno con la sua taglia. Uno tipo lui. Ma io sono demografo! Thank you.
Mi dispiace per quello che è successo. Non si sa se vi butteremo pure noi. Ma cosa direte? Non lo so. Ma lui fa sempre così dai tempi dell'università. Si fa prendere dal panico e poi torna tutto eccitato con una nuova idea. Anche se la sua idea non era male. Sì, ma non era sua. E quindi è solamente tua. E di chi l'ha vissuta? Non la puoi prestare a qualcuno, lasciare che sia di ispirazione al prossimo. Marta, io non ho intenzione di tornare a parlare di questo argomento. È strano perché sembra che tu dia la vita per questo, per avere attenzione su questa battaglia. Fai una mostra un mese sì e l'altro no per parlare della gentrificazione del quartiere Isola e quando ti viene data finalmente la possibilità di dare... Mi viene data la possibilità? Sì. A me? A te. Dare risonanza alla tua storia, ecco che diventa una cosa solamente tua, è un po' contraddittorio. Io non sto dicendo che non debba essere raccontata, ma non attraverso Don Chisciotte. Perché? È una metafora bellissima, è poetica. È patetica, è parodistica. Io l'ho detto, il cavaliere dalla trista figura. Sì, ma tu... È un pazzo, retrogrado, nostalgico, che combatte contro le sue allucinazioni. Stai banalizzando. Quando Don Chisciotte si presenta al mondo per la prima volta come cavaliere errante, si fa chiamare riparatore di torti. Così si fa chiamare, e questo vuole fare. Riparare i torti che gli altri subiscono. Già questo basterebbe, no? Però c'è di più. Don Chisciotte non vuole riparare i torti in un mondo normale. Lui vuole farlo in un mondo pieno di draghi e giganti, e continua a farlo senza mai perdersi d'animo. Sono gli altri che decidono di chiamarlo cavaliere della trista figura. Gli stessi di cui lui vorrebbe solo riparare i torti, gli distruggono la sua realtà, pur di non farsi aiutare da lui. Ma, alla fine del libro, succede che, quando si rendono conto che Don Chisciotte sta davvero per diventare quel cavaliere dalla trista figura, sono loro che gli restituiscono il mondo che lui diceva di vedere. Prima glielo distruggono solo perché è diverso da loro e poi glielo restituiscono quando lui ormai non ci crede più. Però... È a quel punto, Ste, che sono loro che iniziano a crederci, che iniziano a pensare, ma non era meglio il mondo di Don Chisciotte? Ed è quella la sua vittoria. Non quella di sconfiggere l'eserciti o conquistare il massacro, ma quella di stillare il dubbio in chi lo circonda, che forse la realtà, così come è diventata, non basta più. Ti prego, Ste, lasciaci provare. Regalaci la tua storia. Marta, mi dispiace. No. Gianti, ma mulini a vento.
E quelle che le sembrano braccia sono in realtà le pale che, girate dal vento, fanno muovere la pietra del mulino. Si vede che non sei pratico di avventure, Sancho. Quelli lì sono giganti. Ma se hai paura, mettiti in disparte mentre io affronto questi temibili nemici. E non provare a fermarmi stavolta, Sancho. Non provarci. Avete sbagliato. Avete torto. Battuta. Avete torto. Avete quella dopo. Quelli che vedete. Ah, ma tutte le devo dire. No, sono quella dopo. Non sono. Va bene. Cosa? Rifacciamo. Non sono gigante. Sì. Grazie. Non provare a fermarmi stavolta, Sancho. Non provarci. Mi spiace dirlo, Chisciotte, ma quelli che vedete non sono giganti. Non sono giganti. Lo so. Okay. No, niente. Basta così per oggi. Già ce n'è niente? Sì. Sì, e tu fai memoria per domani. Sì. Cosa c'è? Tu come la vedi? Cosa? Niente. Mi dispiace per questo. No. Tu sei un ottimo studio. Grazie. Posso avere tutti sul palco, per favore? Coro? Maestranze? Adriano, sali anche tu. Un polpettone fintamente intellettuale, indigeribile però. Se il disordine fosse un pregio sarebbe da ubu, incomprensibile quasi quanto brutto. Vero che l'operazione prevede anche amatori in scena, ma almeno l'interprete principale poteva dare qualcosa in più. Peccato, poteva funzionare. Alcune battute della protagonista, più che scelte di regia, si direbbero autogol in piena regola, con un Don Chisciotte gestito da un'attrice fuori parto, quasi insostenibile. Il risultato è quello che è. Difficile tifare per una donna sognatrice e coraggiosa con ideali radical chic. Da questa Chisciotte ci si aspettava sinceramente molto di più, per nulla credibile come cavaliere errante. Non agina mai il potere patriarcale dell'uomo personaggio che invece dovrebbe dipaltare. Speri solo che scorra rapido e finisca presto. Per fortuna siamo libera, così possiamo berci sopra. Posso? Sì. Senti, volevo dirti che... Scusate. Grazie. Senti, volevo dirti che ho prenotato un posticino qui vicino, un ristorantino nuovo. Ci sono degli amici?
Comunque, fai con calma perché ho prenotato per le 10:30. Grazie per essere venuto. Certo che sono venuto. Mi spiace di non essere riuscito a farti un omaggio, scusa. L'omaggio, ma che? Guarda che è stato bello vederti in scena. Dai, cambiati, che ti aspettiamo al ristorante. Avevi ragione tu. Come? Avevi ragione tu fin dall'inizio. Di che parli? Così da sola non mi vale la pena. Lascia stare, non ci pensare. Cambiati, andiamo, dai. Hai letto le recensioni? Non le legge più nessuno le recensioni. Non le ho lette. Comunque fa sempre un certo effetto leggere il proprio nome su un articolo, no? A me hanno tagliato le battute 2 giorni prima del set. 3.000 euro e non parlavo neanche. Quindi bene, no? Non lo so. Tanto è inutile cercare il cucinello e non ce ne sono. Ma dovrai mangiare, no? Quindi cambiati e andiamo. No, Roby, basta. Io m'ho ritirato. Sarò la mia versione di Alonso Chisciano e starò bene così. Alonso Chisciano, sì. E quindi, avventura finita? Sì, è finita. Sì. Vieni. No, Roberto, non... Seguimi, fidati. Seguimi. Vieni. Vieni con me. Mettiti la mano. Ti avevo detto che non volevo che usassi la mia storia. La storia del mio quartiere. Io non sono un esperto di teatro, non so bene cosa dire. Ma stasera ho visto te. Ho visto Don Chisciotte. E ho ripensato a tutte le battaglie che abbiamo intrapreso. Che ho intrapreso. Se non le avessi fatte, certo mi sarei risparmiato una fatica. Perché anche se qualche vittoria c'è stata, il quartiere è cambiato e si sta ancora trasformando. Però era giusto lottare. E lo è ancora adesso. Sempre. Anche se si vince una volta sola su 100, bisogna comunque intraprendere l'avventura. Dulcinea è l'avventura stessa. Ma questo conta. Lo sai meglio di me, perché me l'hai insegnato tu. È questa la tua Dulcinea. Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijá. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier errant. Et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts, ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un heureux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi.